Da vedere. Comincia sempre a... No, vai tu, vai tu. Una cosa banale. Giustamente vado a fare un investimento immobiliare senza vederlo, no, è geniale. È un classico, tutti dicono da vedere, poi bisogna vedere se realmente è da vedere. Vuol dire che devo giudicare con i miei occhi, per cui non hanno aggettivi per descriverlo. Sinceramente non credo ci siano intenditori della casa, quindi credo sia più un modo per abbordare clienti più che possono. Per intenditori qualche fregatura sicuramente. Intenditori di che? Quello è il problema. Ci vuole del molto gusto per apprezzare. Dello stomaco probabilmente. Dello stomaco. Molto molto piccolo, per cui normalmente mi fa pensare che le camere siano veramente micro. Ma accogliente, sarà un buchetto. È molto piccola sicuramente. Non ci crediamo, il nostro era spacciato come luminosissimo, in realtà luminosissimo quando ci sono accese le luci, altrimenti è veramente buio. Una caverna. Poi in realtà è un seminterrato che ha semplicemente una finestrella dove passa un raggio di sole. Senza punti luce. Ci sarebbe da aprire un capitolo perché non si capisce mai quanti metri quadri è un appartamento. Secondo me non è grandissimo. Di solito quando dicono così non lo è. Ampio prezzo, credo. Signorile sicuramente per anziani, persone un po' più in su con l'età. La gente legge signorile e non sa in realtà che cosa può andare incontro, quindi è questo il concetto. Mi puzza proprio di fregatura perché magari ti mettono come preventivo un prezzo basso, il signorile. E poi va a vedere che ci mancano le finestre. Sì. Decadente, dai, gotico diciamo. Gotico decadente.